Ma io credo che Simona Ventura sia una donna estremamente furba e intelligente, e sicuramente Simona Ventura sa che se parte da leader ritorna a casa dopo 2 o 3 settimane, quindi le converrà volare molto basso, soprattutto nelle prime puntate, perché se c'è una cosa che il pubblico non perdona, e lasciatemi dire anche gli opinionisti non perdonano, è l'atteggiamento di chi si sente già con la vittoria in tasca. Ma Simona non ha bisogno di questi consigli, perché sa come si sta al mondo. E mentre Simona e Aristide stavano lì, insomma, con i nostri ragazzi sulla Isla Desnuda, sull'isola di Pasquetta. Simona, grazie, oltre ad essere il lunedì di Pasquetta, sì, è il lunedì in cui parlerai. Lunedì parlerò, sì, hai detto. Certo. Che cosa ci vuoi dire? Lunedì parlerò. Guarda, vi voglio dire che forse prima della Desnuda io avevo fatto un altro tipo di percorso. Avevo altri principi su quale fare questo gioco. Probabilmente avevo paura di tante cose, perché non è facile stare qui, non è facile passare dall'altra parte della barricata. Avevo paura, anche timore, magari che arrivasse un'immagine di me a casa che non fosse consona a quello che stiamo vivendo. Dopo aver visto la sofferenza dei ragazzi, dopo aver visto la forza di questi 3 ragazzi, e dopo mi sono come disintossicata, sono esondata come un fiume che esonda. Quindi io, tutti gli intrighi, le maldicenze, Simona, me li dici, perché voglio parlare con te e anche con gli altri di questo. Quali sono questi intrighi e queste maldicenze? Ma niente, cioè, ci sono delle persone che in quest'isola non sono vere. Ci sta, tipo? Che recitano un ruolo e va bene, che, capito, sì, quando ci sono le nomi. Telecamere sono in un modo... Voglio quando... i nomi! Chi? Ma, Onas, Mercedes, sono 2 di loro, insomma. Onas, Mercedes, buonasera anche a voi. Oltre a loro 2, Simona, non so se l'avete sentito nella clip, anche Gracia ha detto che quando sei andata via dall'isola, in qualche modo non c'è stato questo senso di... come se ci fosse una regina ai suoi vassalli, e che si stava in qualche modo meglio. Anche Cristian Galella, se non sbaglio. Grazia, tu vuoi dire qualcosa? Buonasera Alessia. Ciao, buonasera. Certo, allora, quando Simona è andata via, prima di che lei, quando lei era con noi all'isola, ho notato soprattutto questa settimana che si allontanava molto a parlare, mi ha creato molta negatività. Quando lei è andata via ho sentito in più, ho detto in confessionale, che sentivo un po' più la pace, perché eravamo tutti più uno invece di gruppi. Di magari gruppi. Sì, dopo quando è tornata devo dire che anche mi è caricata d'energia, perché mi ha fatto ricordare con le parole che aveva detto il giorno che io sono tornata, il primo mio giorno all'isola dei famosi. E quindi quello mi ha ricaricato e un po' aperto la porta a ricominciare a conoscerla, visto che non l'avevo conosciuto prima. Ok, hai ricominciato... Non mi aveva piaciuto anche certi commenti, perché questi commenti, sì, anche io l'ho sentito, non sapevo per chi fossero, però non mi piacevano. Mercedes, Onas. Grazie. No. Voi vi siete distaccati... Scusami Alessia. Sì. Scusami Alessia, sì, però grazie, guarda che io sono sempre aperta a ogni chiarimento. Sì. Quello che mi dà fastidio è la falsità, quello che mi dà fastidio è non dire le cose in faccia, cosa che io sono sempre pronta a fare, sempre pronta, sempre aperta a tutte le cose in faccia, lo sanno anche i ragazzi desnudi e hanno visto come mi sono comportata lì. Mentre tu sei arrivata dalla Desnuda, la prima cosa che hai fatto è parlato male dei tuoi compagni, e questo non si fa. Allora, grazie. Posso parlare? Sì, dimmi, grazie. Rispondi a quello che ti ha detto Simona. Primo punto, io non mi sento, non sento che lei parli di me. Primo, perché quando io ho parlato male l'ho fatto a faccia. Tutto quello che ho pensato se l'ho detto in faccia a loro, questo primo di tutto. E dopo non le ho criticato, se no ho parlato della mia esperienza in Playa Desnuda. Per me, se l'ho detto in faccia, sono state persone finte. Questo primo di tutto. Con rispetto a Simona,
Non ho mai parlato male di lei, non ho mai parlato male di nessuno dei miei compagni. In più, penso che è stata lei a separarsi di gruppo, a parlare di cose, non so che, però infatti ha fatto questi commenti che hanno portato negatività quando nessuno di noi fino allora, a quel Simona momento Simona ha parlato nessuno, di falsità. Almeno questi commenti erano alla Isla Desnuda, non nella Caloio Paloma, non so se hai capito. È stato un commento prima di parlare. Allora, non erano commenti sulla Paloma, erano commenti sulla Desnuda. Ha detto nell'Isola Desnuda sicuramente saranno meno scusate, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Simona ha detto una cosa. Ha detto una cosa. Scusami, grazie. Ha detto una cosa. Non mi piace la falsità, vorrei che voi diceste le cose in faccia. Ora, le cose in faccia ve le potete dire anche adesso, non solo durante la vostra permanenza sull'isola, perché tutto il pubblico è qui e vuole sapere quello che pensate. Perché Fedez. Ma dicendo che finalmente abbiamo ritrovato Simona Ventura, non vuol dire che era nascosta prima? Non vuol dire che è stata falsa fino adesso? Ma noi non abbiamo detto questo. Noi diciamo che stasera abbiamo trovato la vera Simona. E che cosa intendiamo dire? Che finora io non l'avevo ritrovata. Lo abbiamo appena detto. L'isola dei famosi e fino adesso ognuno ha recitato. C'è stato il gioco delle parti. Simona è una guerriera. È come tutti voi. Allora, siete all'isola per vincere, non per volervi bene. Io non sono d'accordo sul fatto che tutti abbiano recitato. Su questo non mi trovate d'accordo. Detto questo, scusami Alessia. Simona, sono una guerriera, quindi se a loro non sta bene che io stia qui, io cercherò di stare qui anche fino alla fine, con la grinta. Allora, scusate. Si prendono lo zainetto e se ne tornano a casa. Voglio farvi vedere, Simona, questa cosa riguarda te. Un estratto dove ci sono proprio Jonas e Mercedes che parlano di questi tuoi atteggiamenti e da cui sono un po' infastiditi. Credo che ci sia. In diretta se vuoi, Jonas, un secondo, vi faccio vedere questa cosa e poi avete modo di parlare. Detto questo, non ci sono solo Jonas e Mercedes distanti dal gruppo, ma ci sono tante persone che sono nel mezzo e che forse ancora non hanno deciso e che questa sera inviteremo a parlare. Guardate, una specie di accanimento quando non si è d'accordo con loro. È come se qualcuno pensa con la propria testa qui dentro viene marginato. Cioè, io se devo seguire quello che mi detta qualcuno, forse mia madre. Alla fine si fa come dice Simona. E se quando io prendo un pesce e lo porto qua, devo pensare a... Forse questa cosa farà incazzare Simona perché non è secondo i suoi piani, doveva prenderlo qualcun altro questo pesce. Ma se uno ha fastidio sapere che c'è qualcuno che qualsiasi cosa tu fai pensa male di te. Anzi, ma quello lo penso dal primo giorno. Cioè, i due, tre primi giorni che ho avuto la prima discussione, il primo incontro con Simona, ho detto, io non capivo perché stai facendo troppo, stai sprecando energia, di quadri, ma che c***o te ne fotte, no? Io non sono tanto sicura che nella vita vera sta arrivando. Nella vita vera Simona sia una brava persona. Parlano anche gli altri, Alessia, fai parlare anche gli altri, gente come ancora Marco Carta che hanno da dire. Scusate, Simona, Mercedes ha detto: io non sono sicura che Simona nella sua vita vera sia una brava persona. È un'affermazione tosta, pesante. Cosa vuoi rispondere a Mercedes? Perché io non ho mai conosciuto Mercedes, perché nello spettacolo non ha mai fatto nulla, quindi io non l'ho mai conosciuta de viso come posso conoscere altre persone. Non l'ho mai vista e dice così anche in malafede, perché quando lei nel primo giorno di albergo aveva il mal di testa, mi sono presentata a colloqui per farglielo passare. E questo non essere una brava persona? Mercedes. Mamma mia. Rispondi. Io rispondo soltanto che credo che Simona si sia nascosta dietro una maschera, anche se accusa gli altri di aver fatto ciò, e quindi non ho avuto occasione di pensare, di conoscere questa persona. Le cose che lei dice, che dice tutto in faccia. Aspetta, okay. Falla finire. Per esempio, lei dice che dice le cose in faccia.
A me non aveva mai detto nessuna di queste cose che sto sentendo in faccia. Io le idee me le sono fatte 3 giorni fa quando lei è partita per l'isola, l'ho sentita dire di sicuro lì ci saranno vipere meno velenose di quelle che ci stanno qua. Allora ho cominciato a pensare, ma scusami, se hai qualcosa da dire, diccelo in faccia. Ho cominciato a sentire è falsa di beep e parolacce ovunque, però nessuna di queste cose dette in faccia. Ma quando? No, quando? Mai? Capisci che ti arrampichi su mai davanti alle telecamere, mai. Simona, Simona, quali sono queste vipere? Perché io non credo che tu ti riferissi solo a Mercedes. Quando hai parlato con i ragazzi in Isla Desnuda, ti abbiamo sentito parlare con Paola. Con... Un'atmosfera velenosa. Ma oltre vipere, a Mercedes. Poi è sparita vipere. Quando tu sei andata via. Semplice. Non è oltre a Mercedes, sì, Simona, sì. Sto parlando per me, Stefano. Sì, no, non sto parlando scusa, di te. No, no, no. Sì, sto parlando di te. Se vuoi difenderla perché siamo... sei sotto l'incantesimo di lei. Visto che siamo qua, dire le cose in faccia e essere sincero, dobbiamo dire un attimo, ragazzi, un attimo, fate parlare, ragazzi. Allora, scusate, partiamo. Scusate, non si capisce niente. Allora, Jonas, hai parlato di incantesimo. È una cosa che sento dire spesso in tanti vostri confessionali. Allora, spiegatevi, cioè, secondo voi c'è un incantesimo sull'isola? Simona e la regina, ci sono i vassalli? Anche Fiordaliso l'ha detto spesso. Cosa vuol dire questa cosa? Io non so come è successa tutta questa cosa. Comunque si è stata una settimana per preparare tutta questa cosa. Jonas, mamma, non capisco. Mia, che vuol dire una che sparato in un momento, meglio, questo Jonas, non è vero per nulla. Che vuol dire una settimana? Non capisco. Sto cercando. Va bene, parlate tutti. Non ho capito. Non ho capito so cosa siete vuole arrabbiati, dire. Poi magari possiamo evitare le parolacce meglio. Grazie. Alessia, posso dire una cosa? Scusate, voglio capire una cosa. Jonas, ti spieghi meglio e finisci il discorso. E poi dopo, chi è? Andrea che vuole parlare. Dopo ti do la parola, Andrea. Jonas, cosa vuol dire questa preparazione di una settimana? Di che cosa? Simona parla di tutto questo qua, di questa... di dire le cose in faccia, di qua di là. A me non mi ha mai detto nulla, anzi. Faceva il sorriso di qua fintissimo, te lo posso assicurare. Poi quando le telecamere non c'erano, lei faceva questa faccia di qua e di qua di là. So che ha fatto dei patti, lo so, ma i complotti, ma perché mi è arrivato questa informazione. Poi io non sono finto e devo fare la faccia di culo tutto il tempo, la faccio. Ma chi arriva? Perché preferisco fare la faccia di culo che la faccia. È così. Guarda. Cioè non si può parlare con lei perché subito boom, ti attaccano Andrea, tutti quanti. Andrea, mamma dimmi. Mia, io non ti conoscevo prima, né ti conosco adesso. La vita non finisce in questo programma. Assolutamente. Questo è un reality italiano fatto da gente italiana. Allora, sul canale italiano, te ne torni che sei una razzista, Spagna, sei una razzista, sei una razzista, sei una razzista, quello sei, quello sei, questa è la vera Simona, questa è la vera Simona, una razzista. Poi voleva venire a lavorare in Spagna, ho lavorato tanto in Spagna, ma dai, c'è. No, sai Simona, su questo non sono, mi dispiace Simona, su questo non sono d'accordo con te, dai. Che Simona è una regina, però fa parte anche della strategia dell'isola. In quest'isola ci sono 2 gruppi ed è la verità. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Marina, mi puoi ci dire, sono 2 gruppi. Mi puoi dire da chi sono composti questi gruppi, così lo capiamo anche meglio noi qui dall'Italia? Vabbè, allora, un gruppo è composto da Simona, da Stefano, da Marco, un po' da Alexia, e l'altro gruppo è composto... Andrea. E Andrea. Scusami, scusatemi, è Andrea. L'altro gruppo è composto da Mercedes, Jonas, un po' Gracia, che si schiera, e Christian. Ma quello che voglio dire io, l'isola è anche questo. Certo. Non ci si può amare tutti quanti. Ma è allora, vero, che è la verità. Abbia scusami Alessia, che Simona abbia un fascino da guerriera, è normale. Ha fatto la conduttrice dell'isola per tanti anni. È normale che siamo tutti un po' sotto il fascino di Simona. Ma ci sono anche quelli che non lo sono. Per esempio io e Aristide siamo un po' 2 uova fuori dallo scorpino. Siamo dei vasi di coccio in mezzo a vasi di ferro. Cioè però è vero che ci sono le fazioni, è inutile che ci nascondiamo. Ma ragazzi, ma questa è l'isola. È vero, l'isola è, vero. È sempre stata così, ci sono ma sempre... è l'isola, è ci questa sono sempre... è l'isola. Io spero, prego, per favore, che Simona non resti perché è una persona falsa e non la sopporto più. Esce Jonas perché Simona è Simona. È uno scontro fra titani. Che cos'è che non ti piace di Simona?
Tante cose. Come lei di me. Beh, dimmi quella che ti dà più fastidio, Jonas. Ormai il gruppo si è davvero spaccato. Qual è la cosa che ti dà fastidio? No, non mi piace che... Cioè, cerca sempre di comandare qui altri. Io sono una persona che non va mai comandata. A meno che devo essere comandato. Non è vero, Simo. Ale. Simo, lo chiedo anche a te, infatti. Ale, scusa. Sì. Cos'è non che non sono, non cerco di comandare. A Onas dà un po' fastidio che io possa mettere la mia esperienza, voglio dire, a disposizione del gruppo. Degli altri. Peraltro qua non siamo proprio i quattro dell'Ave Maria, ma siamo in otto dell'Ave Maria, se vogliamo proprio dirla tutta. I quattro incavolati o come volete dire voi. Ma io lo sai benissimo che cerco di mettere la mia esperienza nel gruppo. Se non impongo a Onas Behrami, che con tutto rispetto è un compagno come tutti gli altri, le mie cose. Cerco di mettere l'esperienza a disposizione del gruppo. Simona, probabilmente posso... non hanno capito, capisco. Ma ci sta in un Senti, gruppo. Senti, Simo. Simo. Di Onas, secondo me, poteva giocarsela meglio, perché ha recitato un ruolo dal primo momento che è venuto qui. E quindi recitare il ruolo è stato sbagliato, secondo me. È stato sbagliato. Tu sei quello che sei. Io sono sicura Simona. Che Onas... Scusami, Alfonso, fammi finire il discorso. Sono sicura che Onas l'avremmo accettato con i suoi pregi e con i suoi difetti, come abbiamo tutti. Tutti abbiamo pregi e tutti abbiamo difetti. Ecco, a proposito dei difetti, perdona, Simona, ma non si può nascondere che tu abbia certo la tua personalità dominante, che in un cast dove le personalità non è che brillino, la tua è piuttosto invasiva, cioè non puoi negarlo. Simona, parliamoci con schiettezza come piace fare a noi. Allora, che poi questa sia una cosa positiva allora, per te, ma forse non lo è per l'altro, capisci? Cioè... Allora, lo sai che noi abbiamo due tifoserie qui, Simona, Jonas. Per Jonas c'è Bosco, come tutte le settimane, che è qui presente con delle misi che farebbe invidia. Cioè, mi fa, non lo so, potrebbe condurre lui questa sera. E poi invece abbiamo per Simona, per Simo, per te c'è Vladimir Luxuria. Allora, Vladi, parla con Simona, Bosco, poi parli anche tu con Jonas, così cercate di supportarli un po', perché insomma sono al televoto, hanno bisogno anche di voi. Le donne prima. Beh, Simona, arrendersi mai. Non diamo per scontato mai, quale mai sarà mollare. Il risultato. Mai mollare. Non bisogna mollare mai. Quello che voglio dire io è che pensare che Simona Ventura sia una razzista... È come pensare che Luxuria sia una sciupa femmine. Non lo dico solo perché conosco Simona Ventura da amica, ma lo dico perché parlano i fatti, non le parole dell'Isola dei Famosi. Quando c'era da salvare dall'Isola Desnuda delle donne, se fosse stata razzista Simona Ventura, avrebbe salvato una donna che ha un nome e cognome italianissimo, Paola Caruso. Invece Simona, dimostrando che non è razzista, ha salvato Grazia, la quale subito dopo l'ha messa in nomination. Quindi, per favore, basta con queste banalizzazioni, perché dall'altra parte non abbiamo un agnellino, perché Jonas, capisco che Mara gli ha chiesto il significato di mafia, lui ha detto che mafia per lui vuol dire complotto. No, mio caro, mafia vuol dire la stessa cosa in Cina, in Spagna e in Italia. E non è neanche vero. Se qualcuno ha dato della razzista a Simona, dire che gli italiani sono mafiosi significa offendere le persone che lottano tutti i giorni contro la mafia. Quindi per cortesia questa gente può equalizzare. Ma poi ti do la parola, Bosco, anche perché ho visto che Jonas voleva replicare ad una cosa. Aspetta, sì, però, Bosco, perdoni, fammi parlare un attimo al suo. Voglio fare una puntualizzazione. Non è vero che Jonas ha detto che gli italiani sono mafiosi. È una manipolazione, Jonas come fa ha la detto sua amica, qui c'è mafia, cioè qui c'è omertà. E che sull'Isola dei Famosi nelle prime puntate ci fosse molta omertà è verissimo. Carissimo. Quindi non genera, perché parlare? Anche questa è banalizzazione. Posso parlare? Vai, posso Bosco. Parlare? Grazie. Il naufrago
che deve abbandonare l'isola dei famosi. Eh? Simona! Mi dispiace, Simona. Dei pronostici. Secondo voi, Mare, Alfonso, cosa deciderà? Rimane, assolutamente. Rimane? Sì. Mara, rimane? Se arrendersi, penso, mai. Simona non molla, Simona vuole vincere questa isola. E questa è un'altra possibilità, è un'altra chance che le viene data, per cui credo che non ascolterà il mio consiglio. Simona, mi senti? Simona, mi senti? Eccoci, certo, ti vedo. Che sì. Allora, Simo, ti abbiamo dato un po' di tempo per pensare. Diciamo così, la Egem, tu mi capirai, ragazzi, mi capirete. Mara, ti voglio bene, veramente. Oh. Tantissimo, Simone. So che tu ci tieni a me, ci vogliamo bene, non ci divideremo mai più. Ge, ti voglio veramente, è più di un amore quello che io provo per te, ma il mio tempo di tornare non è ancora, quindi io resto qui. Ci prova, Simona, provaci! Dopo aver perso la sfida, Simona accetta di rimanere a Playa Soledad. È il mio tempo di tornare non è ancora, quindi io resto qui. Ma la sconfitta non è facile da dimenticare. Capisco da questo televoto che comunque la gente non mi vuole bene. E non so se tutto questo sforzo, tutta questa disposizione ne valga la pena. E per Simona è tempo di riflettere sull'isola della solitudine. Tanta gente ti vuole bene, ma tanta gente ti odia. E evidentemente vince la gente che ti odia. Penso che tanto tutto quello che io potrò fare qui sarà invano, perché io non ho voglia di vincere. Io volevo solo far vedere una parte di me stessa e pensavo che la gente potesse capirla. Se non l'ha capita in un mese, come può capirla qui, da sola? Cosa cambia? Adesso sono disperata, non c'ho motivazioni, mi finge a fare qua. Di non mollare, perché non mollo. Passano i giorni su Playa Soledad e Simona inizia timidamente a reagire. Questo è un programma che amo moltissimo, che ho amato moltissimo fare e che faccio nella maniera più estrema. Saluto l'isola facendo il naufrago, che è la prova più estrema che tu possa fare. E quindi me la voglio vivere fino in fondo. È stata questa la motivazione. E ho detto adesso mi vivo quest'isola fino in fondo. Simo, hai imparato a parlare anche con i granchi. C'è un pellicano che ti rompe le scatole dalla mattina alla sera. Concordo. Devo dire che in tutti questi anni anch'io ho notato una Simona nuova su quella Playa Soledad. Soledad. Però una cosa mi incuriosisce, Simo, e te la chiedo. Il primo giorno è stato per te molto drammatico, lo abbiamo visto tutti, cioè ci facevi una tenerezza infinita, devo dire, era brutto vederti così. Poi piano piano hai trovato una sicurezza, no? Come se qualche cosa fosse improvvisamente cambiato, probabilmente nella notte deve essere successo qualche cosa quando tu eri sola con te stessa. Che cosa è successo? Dove hai trovato la forza per ricominciare un'altra volta? Io la prima notte, i primi due giorni ho pianto dalla disperazione, cioè ero proprio disperata, dico adesso mollo, però come spesso succede nella mia vita, quando uno sta annegando, capito, trova, non lo so, a me scatta una cosa che è come se toccassi il fondo, dico no, voglio riemergere. E ti devo dire, il vero punto di svolta, dopo due giorni di disperazione in cui non sapevo trovare la motivazione, è stato che mi hanno portato arrampicato sulle montagne a vedere il totem dei doni. Nel totem dei doni c'era la pentola. Certo. Però questo totem dei doni è diventato un appuntamento per me importantissimo, perché io tutti i giorni vado e dico qualche preghiera.
anche perché qui di chiese non ce ne sono, però per me quella è come una chiesa. Quando io non vado molto a messa, però mi sono molto avvicinata alla fede in questa settimana. E il punto di vostro è stato questo totem dei doni che mi ha dato grande forza. Per cui ogni giorno vado lì per dire qualche preghiera e sinceramente mi è arrivata una forza, un'energia che non credevo di avere. E da lì, insomma, poi l'isola ha svoltato. Bravo. Dove sono? Stefano? Simona? Sì. Eccomi, su Playa Soledad. Adesso io vi chiedo di fare un appello per il pubblico che sta decidendo chi far rimanere su Playa Soledad. Volete dire qualcosa? Che vogliamo dire? Vogliamo stare qui insieme. Tutti e due insieme vogliamo stare. Non si può. Però se non si può, io voglio restare, perché mi sono detta che questa è una missione. Ne avevo parlato anche con Stefano prima di entrare, e voglio viverla tutta fino in fondo, senza farmi mancare nulla, perché questo è il mio saluto, il mio addio a un programma che ho amato tantissimo. Ho fatto la cosa più estrema che si potesse fare e l'amo da impazzire, per cui è vero che vorrei, cioè, se ci fosse una persona al quale vorrei lasciare questo posto è lui, però io voglio arrivare fino in fondo, voglio arrivare fino in finale e voglio vivermi quest'isola così, selvaggiamente. Ecco, dopo che hai detto così... A Playa Soledad. Allora, il naufrago che rimarrà in perfetta solitudine. Mi sentite? Scusate, non è aperto l'audio. Poi mi ha detto, mi raccomando, quando Stefano, Simona? Sì. Ok, scusate, pensavo fosse aperto l'audio, stavo già leggendo il verdetto. Allora, il naufrago che rimarrà in perfetta solitudine a Playa Soledad è... Stefano! Stefano, complimenti! Tu rimani a Playa Soledad. Simona, ci sono stati pochissimi voti di differenza, complimenti anche a te. Andiamo, Pri!